koncu festivala, to je zadnji koncertič. Tukaj bi rad povedal par stvari. Ne bi rad bil po županu naš, Mudič, po ure, ampak bom strnil ta utrinke in dal zahvale določenim ljudem, ki so to stvar spravili skupaj. Prvič, bi se zahvalil občini Brda za pomoč v ekonomskem smislu, ki smo dali 3000 evrov bruto. In mislim, da kulturo v Sloveniji je 2800 evrov bruto, naš projekt je 5800 evrov bruto in določenim hotelem oziroma za spančkanje, določenim zaznamenjem, ki so nam pomagali. Torej, tudi turistično društvo Martins z načelu z Tatjano in možem, Borutem, ampak harmonija festivala je pa nekaj drugega. Svaka in čast, recimo, dobijale, ki so pomagali zato mladi veči. Potem Hibrida, Trčento, in seveda take so jih pred vami. Vsem bi dal največjo pohvalo, če festival ni zaradi nekih drugih zgodb. Festival je zaradi tega, ki pridejo glasbeniki in se izpovedo rad na odr. In njim je treba dati največje glas. Vsem glasbenikom, ki so v treh dnevih tukaj dali na odr in v cerkvi svojo dušo in svoje znanje in svoje ideje. To je ta harmonija, ki hočem povedati. In v času, ki smo v tem času te glasbe, recimo improvizirne glasbe, je izjemna velika spa, mislim. In srečen sem, da vesel sem, da sem dobil ta trio, bi klical Hibrida, Dobja Lep in moja malenkost, da smo spravili to stvar skupaj in skozi 4 leta sem opazoval razvoj, opazujem še zmeraj razvoj glasbenikov mlade generacije, kako potujejo in kaj imajo da povedati, da sem res ugotovil, letos je, že prejšnja leta so bili znaki, da včasih ni važno biti zvezda, ampak je treba imeti dušo. Ta glasba je ena lepa zgodba, ki mi je dal, včeraj mi je dal moj najmlajši učenec, Ralf Uglan, mi je napisal eno lepo zgodbo, poezijo, bistveno, in bom prebral to, če dovolite. Zakaj je jazz drugačen od druge glasbe? Jazz lahko izraža tisoč in eno stvar na tisoč in en način, še posebno free jazz. Večina popularne glasbe danes govori iste stvari z istimi besedami in istimi ritmi. To lahko pokaže samo površinsko gledanje v plehkost tega sveta, ker seveda, kot ni mogoče opisati z nekaj enostavnimi besedami, kako deluje človeško telo in svet, v katerem živi. Tudi ni mogoče opisati z nekaj enostavnimi ritmi in melodijami celotnega sveta glasbe in njenega izvajalca v interakciji z njo. Za razliko od jazza, druge glasbe zvrsti v svojem področju uporabljajo podobne glasbene elemente, ki v določenih zvrsti lahko ponazorijo in vzbujajo med seboj le podobna stanja in občutke. Jazz pa lahko v njegovih elementih izraža vsa čustva in celo naravo, ki jo človeško kot čutilo. Ne rečem nič, tudi v drugih zvrsteh so dosti dobrih biserov, ampak če gledamo procentualno, jih je v jazzu več kot drugih. Če tudi bi večinoma morda rekla drugače. Konec citata. Misli, kaj jim šmo? Italiano,
baterista che sia, l'avete sentito prima con percussion, con percussions, che si era fatto male il dito. Questo festival è grazie a certe persone, questa armonia che ho chiamato prima, tra idea di sodalizio fra musicisti sloveni e italiani che qua, in questa regione, io sono nato nel 1953, ho visto un sacco di cose interessanti, anche un sacco di cose di merda. Nazionalismi, idiotismi, eccetera. Questa musica che noi facciamo non ha barriere di età e non sarà mai. Non sarà mai diversamente. E grazie a questa gente come Dobiala, musicisti da Dobiala con Paolo Pascoli in, diciamo, aiutante principale, però grazie anche a Giovanni Maier che è un mio compagno di viaggio, queste cose sono impossibili. E allora abbiamo fatto questa unione fra Dobiala, che dava un applauso grandissimo. Con fantastico fuoco. E questa si chiama armonia, e così la musica viene fuori molto più spontanea e con cuore. Niente, finito il discorso. Grazie a tutti i musicisti che hanno partecipato a questo festival, che hanno fatto davvero notevoli cose qua. Sono orgoglioso di loro più che di altre cose. Grazie a voi musicisti che avete fatto possibile fare questa storia. Applauso a musicisti tutti! Con Phil abbiamo parlato prima di non si può volere il film da Bomo Attacco Zer posvetili eni o sebi tutti eni genzi che ma 90 let i ne accodila tutti na sar dan na vaje na concerte 90 let in tavo spaje emi emi koncert je posvečen tebi. Ti pokazala da brici niso moje. Pokazati da brici imamo tu duhe, ne? Da smo brici, ne? Evo ga, torej smo vam posvetili ta koncert, ti gospe, ko ima 20 let. To je nekaj nevrjetni adat. Koliko smo nesta pa pol in ta ženska še zmerim tam. Od dveh popovdne, kaj? Ja, od dveh popovdne. Tako da pri džede italijana concerto dedicato alla signora che ha 90 anni e c'era qua da lunedì, ogni giorno da buon pomeriggio fino a fine, ascoltando che fanno qua. È una cosa fantastica, sono orgoglioso che sono Brits. Ok? Grazie a tutti, grazie a voi che siete venuti qua a curiosare che cavolo e cazzo facciamo qua. Adesso sono loro che diranno che cazzo e che cavolo fanno. Thank you.
Thank you.
Thank you.